Ho fatto una roba assurda, ma lasciate che vi spieghi. Diciamo che per gli abitanti del pianeta Terra, il 2020 non resterà un anno da ricordare in maniera felice. Almeno non per tutti. Alcuni avvenimenti hanno segnato le nostre vite per sempre. Ed alcuni personaggi che rimarranno scolpiti nel nostro immaginario in eterno ci hanno lasciato. Compreso Maradona. E ancora oggi molte persone continuano a non passarsela benissimo. Ed io in tutto questo marasma non posso far altro che sentirmi fortunato. È vero, siamo in zona rossa qui in Campania, è vero, non si possono fare tante cose. Ma adesso ci sono persone che stanno decisamente peggio di me. Questo qui è mio papà. Capiamoci, va tutto bene, non c'è nemmeno più la febbre. Anche se poi è risultato positivo pure mia mamma, che sta benissimo. E con loro abita la mia sorellina di 5 anni. Ciao. Che è negativa. Però come loro ci sono anche tanti amici che sono risultati positivi. E io quest'ultimo periodo l'ho passato a fare un po' di spesa in giro. Tutto questo senza contatti, ovviamente, perché io vivo con mia nonna e diciamo che non mi posso permettere un contagio. Ma il fatto è questo. Visto che i miei sono chiusi dentro e non possono fare le robe loro, quale sarebbe la cosa che più mi mancherebbe se fossi costretto a restare in casa per giorni e giorni e giorni? Ovviamente una bella pizza calda. Che poi alla fine è così che ho iniziato con questo canale. Ma datemi solo un minuto che vi spiego meglio. L'idea è quella di trovare una pecar, metterci il forno sopra, andare sotto casa dei miei e realizzare delle pizze. Non so quanto sia chiaro il disegno, ma diciamo che questa qui è casa dei miei, questo qui sono io con una palla per pizza in mano e questo qui è la pecar con il forno sopra. Una volta realizzata la pizza, questa va messa in un cartone, lasciata all'interno dell'ascensore, e poi in automatico salirà sopra e diciamo che sarà l'ascensore che effettuerà la consegna. In questo modo si vanno ad evitare tutti i contagi. Poi l'ascensore scenderà e farà un nuovo carico di pizza. Ma dato che siamo in zona rossa ed io sto uscendo di casa soltanto per fare la spesa, diciamo che non sono informatissimo sulle regole. Vabbè, intanto mi sono fatto le mie chiamate, le mie ricerche e ho cercato di trovare una pecar in qualche modo. Andò, io ti chiamato a carnettola, per lo tenuto nonno e ti hanno fatto un'assicurazione un po'. Ma cerchiamo un attimo di capire che cosa si può fare in questa dannata zona rossa. L'uscita va motivata. Torna l'autocertificazione. Se non è una cosa di comprovata necessità, non posso fare nulla. Quindi è impossibile farsi arrivare una pecar, è impossibile fare tutta questa questione, è impossibile. Vabbè, io comunque ho stampato la mia autocertificazione, perché comunque poi dopo sarei uscito e sarei andato a fare la spesa per i miei genitori e per queste famiglie che non possono uscire al momento. Bene, a questo punto, senza andare contro a nessuna regola, potevo partire da casa di nonna per andare al market, poi verso la casa 1. Mi lascio delle cose nell'ascensore. La casa 2. Ciao, mi apri un attimo. Casa dei miei. Papà, oh, senti una cosa, ti sto per dare delle cose nell'ascensore. E quindi tornare a casa di nonna. Ma prima di partire ho preparato la mia macchina. E vi spiego come. Ci ho messo la cassetta con i miei impasti, la spianatoia, la farina, la mozzarella, il pomodoro, l'olio, il parmigiano, funghi e prosciutto. Questi ingredienti qua, che sono diversi, sono di mia mamma, che in quanto donna è portatrice sana di vizi. Ovviamente poi ho preparato pure tutti gli altri attrezzi noiosi per preparare la pizza, mestoli, pale, eccetera. Impacchettati, sono pronto per caricare la macchina. Ultimi strumenti essenziali, una bombola e un tavolo. Il forno! Perché ho scelto un Unicoda come compagno per questa avventura? Innanzitutto è facilmente trasportabile pure da una persona. L'alimentazione a gas mi permette di utilizzarlo all'esterno tramite l'utilizzo di una bombola senza nessun vincolo, ma soprattutto i risultati delle pizze sono completamente paragonabili a quelli di un forno a legna. Piccola ma importantissima parentesi per voi, è ancora disponibile con circa 100 euro di sconto grazie all'iniziativa del Black Friday e potete acquistarlo dal link che vi lascio giù in descrizione. Ragazzi, veramente questo forno a questo prezzo non si era mai visto. Ah, e ancora un'altra piccola parentesi, vi lascio sotto anche il link del fratellino piccolo, l'unico da 12, che magari non offre tutte le prestazioni di questo, ma anche lui è un ottimo forno
E trovate anche lui con il link in descrizione, con un super sconto di quasi 50 euro per i prossimi pochissimi giorni. E approfittato per dirvelo, così potete risparmiare qualcosa se volete acquistarlo. Ma torniamo a noi. Per consegnare la spesa ai miei genitori vado in garage. All'interno del garage c'è un ascensore, li chiamo, gli dico fate salire la spesa e inizio a smontare la mia mini pizzeria. Ma c'è un problema, dove mi metto col forno? In strada non si può andare, nel garage nemmeno si può andare perché il forno è un forno d'esterno. Mi sono messo in completa solitudine nel cortile antistante al garage. Ok, il forno è settato, adesso lo accendiamo. Ogni pizzeria che si rispetti ha i suoi cartoni per la pizza, io ne avevo un po' a casa e li ho utilizzati in questa occasione. I cartoni sembrano tanti per tre persone, però non vi ho detto che a fianco a mia mamma abita mia zia che ha quattro figli. Benvenuti nella pizzeria più piccola del mondo ai tempi del Covid. E così, finalmente alle 8 ero pronto, operativo, una pizza dopo l'altra, un pochino alla volta, ho cucinato tutte le pizze che mi ero preparato. Vuoi zio ti sta per arrivare la prima? A questo punto, come dicevo, una pizza alla volta è filato praticamente tutto liscio. Avevo iniziato alle 8, alle 8:20 avevo già quasi finito. Vabbè, risparmio tutta la parte di preparazione delle pizze, gli avanti e indietro, vi faccio vedere come l'hanno preso i miei cuginetti. Com'è? Come l'ha presa la mia sorellina. E come ho fatto la pizza per mamma, che in quanto donna è portatrice sana di vizi. La pizza di mamma ovviamente non voleva scendere, è caduta la mozzarella che si sta incendiando ed è diventato un calzone. Ok, tutto perfetto, c'era una cosa a cui non avevo pensato, la temperatura del forno. Devo dire la verità, la questione del forno non l'avevo considerata. Allora, i piedi sono freddi, ma la cupola è caldissima. E mi è venuta un'idea. Io c'ho la spianatoia. È piccolo. Ok, mi sa che abbiamo una soluzione. E niente, utilizzare la spianatoia come piano d'appoggio per portare il forno è risultata un'ottima soluzione. Perfetto. Fatta. Dice, non facevi prima ad andarla a comprare in pizzeria le pizze? Ovviamente sì, e sicuramente erano pure più buone delle mie. Però, primo, in questo modo arrivavano un po' più calde rispetto alla pizzeria, perché appena fatte arrivavano già a casa, e questa sarebbe una prima motivazione. Ma l'idea di fare per me una cosa talmente concreta che poi te la puoi pure mangiare, non lo so, secondo me era un'idea un po' romantica che mi piaceva. Già so che questo video sarà iper mega criticato, ma alla fine ho fatto tutto seguendo le regole e soprattutto non ho avuto contatti con nessuno. Però mi fa piacere pensare che sotto sotto un pochino per loro. Per una sera era come avermi vicino. Ah, in tutto questo stamattina papà mi ha inviato un messaggio. Mamma invece, in quanto donna, è portatrice sana di vizi ed è ancora positiva. Ma ancora per poco, ciao ragazzi!